Buongiorno e bentrovato, grazie per la disponibilità che ci hai dato a questa chiacchierata in diretta su Padre Pio TV, perché so che sei molto preso dal tuo lavoro sul set. Sì, in realtà ho appena finito di girare, venerdì è stata la mia ultima giornata, dopo 6 mesi, è stato un lavoro piuttosto lungo, ma molto bello. Ti possiamo chiedere di che cosa si è trattato o c'è il segreto istruttorio? Guarda, ho girato questa serie di Valeria Golino, con la regia di Valeria Golino per Sky, L'arte della gioia, tratto dal romanzo di Goliarda Sapienza. Bene. Insomma, un progetto molto bello che adesso non so quando andrà in onda, però il testo, la sceneggiatura è molto bello. Molto bene, molto bene. Poi abbiamo visto che c'è un bel sole che illumina la capitale oggi, così come Sì, oggi è una bella giornata, anche se fa freddo. un po' tutto il resto, su un po' tutto il resto d'Italia. È così, però ritorniamo a noi. Vincenzo De Michele, attore con questo volto così espressivo che abbiamo imparato a conoscere sia sul piccolo che sul grande schermo, però vogliamo fare le cose per gradi e quindi ti vogliamo chiedere come è nato l'amore per questo mestiere e quali sono stati i tuoi primi passi sul set. Guarda, in realtà questo è un sogno che io avevo fin da piccolo, però insomma, venendo da una realtà di provincia, non riuscivo neanche a dirlo a me stesso, insomma. Quindi mi sono avvicinato che ero già un giovane uomo, oltre i 25-26 anni. Diciamo che ho iniziato a fare seriamente questo lavoro intorno ai 30, prima. Ho fatto tantissimi altri lavori, tantissime altre esperienze. Sono stato sottufficiale della Marina, all'interno della Marina ho preso il diploma in scienze infermieristiche. Insomma, fino ai 30 anni è stata una ricerca molto intensa la mia. Poi, già quando stavo in Marina, mi ricordo che un giorno ero nel porto di Tunisi. In Marocco, sì, in Africa, sì, lì dissi a me stesso che volevo fare questo lavoro e quindi lasciai tutto così, senza avere nulla in mano, andai via da Manfredonia, lasciai tutto e me ne andai a Roma per inseguire questo sogno. I primi passi sono stati formativi. Forse chi mi ha dato l'input veramente di partire fu questo corso che feci con il coreografo Franco Miseria, che fece questo centro di formazione al musical a Bari. E io, mentre lavoravo, andai a fare questo corso e lì lo staff di insegnanti mi incitò molto, insomma, a lasciare tutto, partire per Roma e inseguire questo sogno. E fu così che, insomma, poi piano piano ho iniziato. Bene, e qual è stato, diciamo, l'esordio proprio sul set, quello nel classico senso della parola, dove ti hanno dato il ciak e tu, ecco, sei andato sulla La mia prima? prima esperienza è stata L'onore e il rispetto con la regia di Salvatore Samperi. È un grande regista che purtroppo oggi non c'è più. Quella è stata la mia prima assoluta esperienza sul set con Gabriele Garco, Manuel Arcuri. Fu una fiction che ebbe tantissimo successo. Fu proprio uno dei primi sceneggiati Mediaset che ebbe tantissimo successo. Poi ne fecero diverse stagioni. Lì, insomma, quello è stato il mio battesimo, ecco. Quando penso ad un attore, no, immagino allo sforzo che deve fare ogni volta per immedesimarsi nel ruolo che gli viene dato. E immagino, ecco, ho utilizzato la parola sforzo non a caso, perché tante volte entrare nei panni del personaggio che si deve interpretare, tante volte può non essere scontato. Per te quanto è difficile, ecco, fare questo salto dentro i panni del personaggio? Guarda, io ho trovato una mia chiave che
trovata così naturalmente, nonostante tutti gli studi che ho fatto, assolutamente sì, è vero, bisogna immedesimarsi, però io ogni volta che leggo un personaggio cerco sempre qualcosa di mio dentro il personaggio. Anche se devo fare un personaggio che è molto lontano da me, riesco comunque a trovare qualcosa di mio che mi lega a questo personaggio e su quella nota, su quella chiave, poi lavoro per... Lo porto sempre più vicino a me, ecco, mi aiuta molto questo. Quindi è chiaro che se tu hai un'esperienza di vita, almeno questo è il mio pensiero, se hai un'esperienza di vita piena, allora ti riesce più semplice, ecco. Vero. La regia ci sta riproponendo nel frattempo che stiamo chiacchierando un trailer che non è un vero e proprio trailer, che fa riferimento alla tua partecipazione nel film Ralph De Palma. Io chiederei la gentilezza alla regia di farcelo vedere e ascoltare anche con l'audio perché mi ha colpito molto, poi magari lo commentiamo insieme. Sì. Partito. Io sono la mamma Io sono il papà. di Ralph De Palma. È il mio sesto progetto con Antonio Silvestri. Io sono molto orgoglioso, mi ha coinvolto in questa storia incredibile e ho scoperto un mondo come sempre poi nel nostro lavoro. Una storia bellissima di una famiglia che mi ha spezzato il cuore. Da poveri si poteva permettere solo un biglietto per partire, quindi è partito il papà con i miei quattro figli e una ragazza che era già andata in America. Straziante come racconto, però il sapere che poi c'era la speranza di qualcosa di più e sapere da Fuzzano, adesso torno nell'Alessandra Carrillo, sapere che ci sono delle storie così belle da raccontare, mi ha fatto piacerissimo partecipare a questo. Mi sono preso la più bella del paese. Ma dico, ma quando mai uno viene a Piccari, no? È stupenda. Ho scelto di far vedere questo trailer perché in questi pochissimi minuti veramente condensa una ricchezza di temi che potremmo trattare, che ci vorrebbe tutta la giornata. Una fotografia stupenda e tra l'altro la tua presenza su questo set, come dire, la trovo perfettamente in sintonia ed è bello anche il legame con il tuo territorio. Guarda, non riesco a farti una sola domanda su questo, vorrei chiederti molto semplicemente quali emozioni ti ha regalato questa produzione, firmata da Antonio Silvestri alla regia, che tra l'altro stamattina ci raggiungeva anche sui social, abbiamo fatto un post e non ci ha fatto mancare il suo pollice in su, per cui salutiamo anche il regista Antonio Silvestri. Ma Antonio, oltre a essere un artista strepitoso, è un carissimo amico. Cioè, abbiamo iniziato insieme. Non è il primo progetto che facciamo insieme, l'ho già detto nel video. È un ragazzo delizioso. Io gli auguro veramente ogni bene. So che lui non ha bisogno dei miei auguri perché lavora tantissimo. Ma ha una componente umana molto, molto bella. Lui un giorno mi chiamò, ogni volta che fa un progetto mi chiama, mi propone qualcosa perché vuole che io ci sia. Mi ha chiamato e mi ha detto: devo fare questo film su Ralph De Palma. E io non capivo. Lui mi ha detto: ma tu sai che lui è originario di Biccari? Per cui per me è stato uno shock incredibile. Lui mi ha detto: voglio che tu interpreti il papà. E da lì è partita questa avventura meravigliosa. Siamo stati benissimo, benissimo, ci hanno accolto in una maniera meravigliosa tutto il paese. Sono stati dei giorni molto, molto belli, molto intensi. Tra l'altro speriamo di avere il sindaco Gianfilippo Mignogna qui nei nostri studi a breve perché poi Tanto.
Beccaria in sé. Gianfilippo in primis ci ha accolto in maniera stupenda proprio, ci hanno fatto sentire veramente a casa. Il film è molto bello, è uscito nel 2021, se non dico una inesattezza, è molto bello perché sono tanti i temi che ce lo fanno apprezzare, tra cui quello dell'immigrazione, no? Ralph De Palma è un bambino piccolissimo quando con i genitori parte alla Volta delle Americhe e il papà di questo futuro talento è proprio interpretato da Vincenzo De Michele. Quanto il fatto di essere anche tu nel tuo piccolo, come tanti, un cervello in fuga, un migrante, ti ha aiutato ad interpretare al meglio questo ruolo? Quello che ti dicevo prima, capisci? Cioè, come vedi, nel senso, più secondo me, ripeto, più la tua esperienza di vita è pregna di eventi, di cose, più questo lavoro ti permette poi di utilizzare quegli strumenti che tu hai di vita, di esperienze vissute e metterli nei personaggi che interpreti. Nel senso, è chiaro che quando ho interpretato il papà di Ralph De Palma, che è uno che si è inventato di tutto pur di riuscire a mantenere la sua famiglia, no? È partito così, senza avere nulla in mano, e ha costruito un suo futuro per sé e per la sua famiglia, c'era questa esigenza proprio di sopravvivenza, no? E quindi è chiaro che io l'ho legato alla mia storia, di un ragazzo che per inseguire il proprio sogno partito, ha lasciato tutto senza avere niente in mano e ha cercato tassello dopo tassello di costruire il proprio sogno. Ecco, è chiaro che raccontarla così sembra, no? Invece dentro c'è tutta, c'è vita, ci sono tante cose. E da quelle immagini che abbiamo visto in realtà traspare tutta la potenza di queste emozioni, la magia del cinema poi risiede proprio in questo. A proposito di esperienza, in questo 2023, quanti anni di esperienza sul set compi? Guarda, il mio primo lavoro è stato nel 2004, sono stato fortunato appena arrivato a Roma e quindi l'anno prossimo faccio 20 anni, di set. Che non sono affatto pochi, e quindi la domanda che sto per farti probabilmente è un po' difficile, ma magari anche no. Se dovessi, ecco, fare un salto tra quelle che sono state le esperienze professionali che più ti hanno dato soddisfazioni, se dovessi citarmene alcune. Ma guarda, sicuramente il mio primo film da protagonista, che è stato Tre Tocchi, diretto da Marco Risi, con cui siamo stati al Festival di Roma nel 2016. Anche lì io non scelgo mai un'esperienza lavorativa soltanto perché è stata lavorativa, ma anche perché c'è una grossa componente umana. Marco Risi, non so come definirlo, forse un intellettuale più che soltanto un regista con cui poi ho costruito un rapporto anche al di là del set. Ho avuto la fortuna di lavorare più volte con lui. Quella è stata un'esperienza molto bella perché c'è stata un'alchimia di set, di compagni, di viaggio. È stata un'esperienza molto bella. Poi Imma Tataranni sicuramente è stata un'altra bellissima esperienza. Sicuramente quest'ultima mi ha regalato tanto, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, quest'ultima che ho finito di girare con la regia di Valeria Golino. Vincenzo, io ti ringrazio davvero tanto per essere stato in compagnia di Padre Pio TV stamattina. Siamo ai saluti conclusivi. Ti chiederei, ecco, di lanciare un messaggio a chi ci segue, ai nostri tanti telespettatori. Perché bisogna andare al cinema? Perché è importante andare al cinema? Ma perché il cinema ti permette innanzitutto di staccarti da quelli che sono le tue preoccupazioni giornaliere, no? E poi perché quando entri in quella scatola nera
la tua immaginazione ti permette di creare uno spazio dentro di te che è soltanto tuo e puoi renderlo come vuoi, ecco, perché ogni film, ciascuno di noi, suscita qualcosa di diverso. È uno spazio di grande aderenza con se stessi, dove ognuno può colorarlo come vuole. Invece spesso ci facciamo trascinare troppo dalle cose materiali, dagli eventi che ci succedono, dalle nostre ansie, dalle nostre preoccupazioni, da come risolvere quella cosa. Invece il cinema ti permette questa sospensione che forse anche solo il teatro può regalarti, ecco. Molto bene, allora noi vi invitiamo a seguire Vincenzo De Michele sui suoi canali social e a staccare un biglietto per andare a sognare ad occhi aperti al cinema tutte le volte che potete. Grazie ancora Vincenzo e buon proseguimento di giornata a te. Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.